Buongiorno, ci troviamo nella casa di Rosario Cantagallo. I preparativi per il matrimonio sono quasi pronti. Troviamo sul tavolo un bellissimo bouquet con confetti. Ecco che Rosario si accinge ad entrare per una doccia. Fai quello una volta. Si accinge ad entrare, che ora ci saranno i grandi bagni. Le grandi docce. Le grandi docce. Prima. Dopo una bella giornata sotto al sole a pulire la moto. La moto è uscita dallo spettacolo, dopo l'andiamo a vedere. Rosario si accinge a fare una bellissima doccia. Non sa che già l'ha fatta, sta una spugna d'acqua. Ciao, vado fuori. Vediamo un po' di gli attorni per la casa. Il buffet. Bello, bello. Uno zoom sul bikers. Ecco qua. Ci accingiamo ad andare fuori per vedere le altre decorazioni matrimoniali. Un bellissimo. Non ti preoccupare. Un bellissimo gazebo dove ci sarà il rinfresco, un bouquet, bellissimo, bellissimi bouquet, un gazebo spettacolare, zoomata su Harley. Sponsor ufficiale del Weddings Rosario e Aurelia. Ecco qua, Harley Denzel. E voilà. E ora andiamo a vedere la nostra Chalet Bikers. Aspettate. Andiamo a vedere il nostro gioiellino. Il gioiellino. Eccola qua. La nostra Fat Boy. Spettacolo. Bellissima. Sarà protagonista del matrimonio. Ecco una filmata su Pippetto. Ecco qua. Una filmata sui Monti Aurunci. Bellissimi. Qui ci troviamo in un'altezza di, penso, 560 metri sul livello del mare. Ci sono ste nuvole cariche di pioggia, ma non penso che siano che piove. Comunque la giornata è bellissima. Siamo intorno ai 30 gradi. Ecco qua, ritorniamo sulla nostra Fat Boy. Bellissima moto, cilindrata 1560. Bella, bella. E questo è quanto. Bellissimo.
la suite reale di Castello Onorato. Incredibile, un posto bellissimo. Ci troviamo dentro una tour, vista panoramica verosimile proprio. Vediamo com'è, apriamo. Ah, che panorama! Ah, che brezza! Bellissimo! Tutto antico, medievale. Mi intorno, marina di Minturno. Le montagne di Sessarunga, provincia di Caserta, pure Baia Domizia. Si vedono pure le montagne del Molise. Oh, spettacolo. Bellissimo. Sì. Suio. Di. Tu mi hai mangiato? No, io non tengo fame. Tu un caffè? Mangia, ma il caffè lo volentieri, volentieri un caffè. Allora lo sai, saliamo sopra a vedere com'è. C'è questa bellissima scala a chiocciola, ci accingiamo a salire. Rosario che si mangia, si degusta il suo cornetto. Ecco qua. Intanto saliamo. Ma Rosa! Che spettacolo! Questo è proprio il Medioevo! Siamo tornati indietro nel tempo! Che bello! Oh, guarda qua, Medioevo con tecnologie massicce. No, tecnologia solo la televisione, mi ha detto. Oh. Però non funziona perché se funzionava la scheda dell'antenna e l'antennista non è venuta. È l'unica pecca, me l'ha detto subito. Hai detto, mi dispiace. Ah, beh, mica sei venuto a capo per la televisione. Bravo, ha detto sicuramente però non ti servirà. È normale. Ah, che bello. Lo specchio. Cos'è? Allora, dove stai? Bello, fai il bagno. Bello, stai qui con me. Hai portato già un po' di roba. Sì. Tu c'hai sul divano, aspetta, tre vestiti, il tuo, il mio, quello di Danilo. Sono tre vestiti e due borse a terra, lì, dalle scarpe. Devo portare, guardate, una. Appeso all'entrata. Proprio la torre medievale di Castello Onorato. Questa è Maranola. Questa è Trio. E qui ci troviamo a Castello Onorato. Le tre famose frazioni di Formia. Maranola, Trivio e Castello Onorato. Noi ci troviamo su Castello Onorato. Questi sono i Monti Aurunci. Una zoomata sul Redentore, 1122 metri, all'estremità ci troviamo una bellissima chiesa. Spettacolo. Questo è Monte Altino, 1562 metri, sul livello del mare. Noi ci troviamo a che altezza, Rosario? Qui? Non lo so, Dani. Ci siamo a 600? Sì, 600 metri sul livello del mare. Ma bellissimo. Bene, lo sto vedendo lì. Ma che spettacolo. Non sono niente, devi salire ancora per sopra. E mo saliamo sopra, vediamo. Ci arriviamo dove siamo, no? Vediamo sopra. Non lo sto vedendo, sì. Ma bellissimo. Lui ci ha messo pure questi, ha detto sì. Però ti dico una cosa. Non ne hai bisogno, perché le finestre sì, non si aprono. Apre. No, le finestre non si aprono solo così. Sì. Si aprono così. Automaticamente. No. Lo sai che ne entra. Bello, guarda sto ferro battuto qua. Bello, bello. Sta sedia. Sembra entrare indietro nel tempo. Ci accingiamo a salire la scala chiocciola. Penso che siamo quasi all'estremità della torre. Wow! Questo è un bellissimo soggiorno dove
con tanto di poltrona, vista e strapiombo sull'infinito. Guarda qua, assurdo, assurdo. Veramente siamo sull'estrapiombo qua. Rosa, ma stai a vedere qua? Guarda bene l'aereo, guarda bene come fa le travi. Guarda, ci sediamo. Guarda che travi. Ma che sei, Leonardo da Vinci? Ma che pare, un film non ci resta che piangere. Antico proprio. Secondo te questa torre quanti anni ha? Vista spettacolare, un bellissimo bronzo. Divano con cuscini. Sì. Ah, ecco, queste sarebbero tutte le chiavi della torre. Lui ti fa vedere sul depliante com'era prima. Sì. E come è stata rimodernata da poco. Sì. Eccola là, quella è la foto di com'era prima. Ecco. Quella è la foto di sì, prima. Sì, ecco qua, bellissima. Hanno cercato di non toccare quasi niente, sì. Tranne che un po' i muri dentro sono stati un po' ripigliati, perché... Sì, bello, spettacolo. Ok, ci accingiamo.
Papà, questo video. Papà. No, lo devo montare. Devo mettere una serie. Gianni, prendi a poco. Gianluca. Gianluca. È finito. No, il video sto facendo.
e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà.